La unità all'ospedale Rizzoli sarà potenziato ed ampliato, lo annuncia il sindaco di Ischia Ferrandino. Dopo l'incontro col direttore dell'Asda Napoli 2 Nord, Antonio D'Amore, anche le unità infermieristiche saranno aumentate. I debiti decisi servirono per farmi decadere da sindaco. Per l'ex sindaco Luigi Telese, quei soldi presi dalla cassa deposito e prestiti servirono per comprare consiglieri comunali determinanti per la mia caduta. Oggi saranno i cittadini a pagare. Fuori io, i cittadini possono istruire le pratiche di condono edilizio. L'amministrazione comunale ha completato l'iter burocratico. Soddisfatto il consigliere Giuseppe Di Maio. Franco Brienza firma un biennale con il Bari. Il fantasista 37enne di origini iscritane lascia il Bologna e si trasferisce in Puglia. In conferenza stampa annuncia: Penso che il Bari sia l'ultima sfida della mia carriera. E dopo il telegiornale, un ampio speciale sulla partita del cuore, con la telecronaca dell'incontro e le interviste ai protagonisti prima, durante e dopo la partita. Benvenuti all'appuntamento con informazioni tedesche, dunque la notizia è di pochi minuti fa, due boati sono stati avvertiti in maniera chiarissima a Casamicciola e all'Acquameno con la terra che ha tremato inequivocabilmente, sono state due le scosse sismiche che sono state avvertite, la gente si è riversata in strada, le scosse sono state chiaramente registrate dagli strumenti di rilevamento presenti all'osservatorio della Sentinella, vedete il grafico alle mie spalle. Si allunga l'elenco dei casi di utilizzo di carte di credito clonate sull'isola Dischia nell'ambito delle indagini condotte dal Commissariato di Polizia agli ordini del dottor Mannelli ed inerenti le truffe commesse ai danni di diverse strutture alberghiere dell'isola Dischia, perpetrate con carte di credito clonate, i cui dati erano stati carpiti illegittimamente, si è risaliti ad altri due truffatori che si pagavano la vacanza ai danni di ignari possessori di carte di credito. Gli autori della truffa, due fratelli napoletani, un sedicenne e un diciannovenne, sono stati deferiti. In in stato di libertà. La polizia ha accertato l'uso fraudolento da parte dei due giovani di carte di credito intestate ad ignari malcapitati per effettuare prenotazioni e pagamenti di soggiorni e vacanze presso alberghi di Forio e Casamicciola. I due sono stati identificati e denunciati per truffa ed indebito utilizzo di carte di credito in concorso. È stato avviato nei loro confronti il procedimento amministrativo per l'irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dai comuni isolani. Precipita oltre un muretto con la vespa e finisce in un terreno privato dopo un volo di alcuni metri. È accaduto oggi a Forio. Il protagonista di questo incidente, che poteva diventare un dramma, è un ragazzo di Forio, Simone Romano, che stava percorrendo la strada che dal piazzale di Citara porta alle Pietre Rosse. Mentre saliva con lo scooter, è sbandato, finendo sull'altra corsia, ed è caduto oltre il muretto di recinzione della strada, precipitando in una proprietà privata. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, i carabinieri giunti sul posto prima delle altre forze dell'ordine. Stanno verificando le cause e la dinamica dell'incidente. Il ragazzo è salvo nonostante la brutta caduta, ma ha riportato ferite ad una gamba. Il giovane Centauro ha dichiarato di essere sbandato a causa di un avvallamento della strada. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Rizzoli di Lacquameno. Sanità sull'isola Dischia. Il direttore dell'Asia Napoli 2 Nord, D'Amore, ha incontrato i sindaci. Ci ha rassicurato che l'ospedale Rizzoli sarà potenziato nel personale e nei servizi ed ampliato nella struttura. Lo sottolinea il sindaco Dischia, Giuseppe Ferrandino. Bisogna tenere alta l'attenzione sulla sanità, non si scherza, ma dobbiamo dire le verità. Il piano sanitario non ha mai previsto la chiusura del nosocomio Lacchese, ha aggiunto il primo cittadino. Sentiamo. L'isola si è mobilitata per l'ospedale, ha fatto bene, l'ha fatto anche in grande. Ma d'amore oggi cosa garantisce all'Isradeschi? Beh intanto manifestazione che secondo me è servita perché è giusto tenere alta l'attenzione su un argomento così eh, importante che è quello della sanità, eh, anche se eh, con una cattiva informazione per chiunque ci ha partecipato, perché io sentivo gente in giro che diceva dobbiamo andare perché vogliono chiudere l'ospedale. Questa è una più grande bugia che si poteva dire. In realtà i, i piani sanitari regionali sono chiari, sono ufficiali, stanno lì. Del Rizzoli si prevede addirittura un potenziamento, non una, una diminuzione né dei posti letto né dei servizi, le unità operative restano quelle sia quelle complesse che quelle semplici. Eh, il livello è lo stesso, quindi mh, era un'altra L'allarmismo secondo me non, in quel momento non giustificato però io lo trovo sempre utile perché su questo argomento la tensione deve essere sempre alta perché sulla sanità non si scherza e quindi è bene stato fatto a fare quella manifestazione, è bene stato fatto a divulgarla in quel modo perché sicuramente fa sì che prima di fare dei ridimensionamenti sull'isola anche dalla regione dell'Asle ci pensino prima due volte proprio per la peculiarità dell'isola. Tempi? Quindi detto questo, in ogni caso, eh, dopo la manifestazione d'amore ha ritenuto di incontrare il sindaci ed è giunto qui sull'isola, eh, ci ha tranquillizzati anche di persona che quello che ho detto poc'anzi è la pura realtà e quindi verità e eh, ci ha dato anche delle, delle novità, ci ha detto che fanno ben sperare. Intanto eh, tutto il personale eh, infermieristico verrà potenziato da qui a qualche mese. Eh, ci saranno probabilmente delle nuove branche che oggi non ci sono, tipo l'oculistica. Eh, per operarsi alla cataratta Ischia non era possibile, prossimamente sarà possibile. E parla, penso a tutte le pensioni anziane che sono costrette a fare chilometri e a grandi sacrifici per potersi operare. Un'operazione abbastanza banale di routine ed è un grande risultato. Eh, come pure il potenziamento di varie attrezzature. E Soprattutto, questa è la cosa fondamentale, finalmente si riattiverà il procedimento per l'ampliamento dell'ospedale. Allora, eh, i tempi per le questioni di organizzazione sono brevi, mesi. Eh, per l'ampliamento ci vorrà qualche anno, ovviamente. Ancorché la sovrintendenza si sia già mh, in passato espressa positivamente in merito, però ci sarà bisogno sicuramente di un nuovo passaggio in sovrintendenza e, soprattutto, di un finanziamento nuovo dell'ospedale e vedere se il progetto dell'epoca è ancora attuale oggi. Credo di sì. Uh, io lo ricordo all'epoca uh, quando fu proposto ero sindaco nel comune di Casamicela quindi uh, lo, lo studiai credo che sia ancora attuale ma è giusto farne una revisione e poi con i tempi che ci vogliono per le costruzioni si sa che questo è un progetto più a lunga scadenza però io dico che quando si comincia ci sta a metà dell'opera, quindi sicuramente siamo sulla buona strada. Noi sicuramente saremo molto attenti e presteremo la Regione in primis e poi l'ASL affinché il livello di servizio sia sempre migliore e non faccia registrare punte di regressione. I debiti del Cisi servirono per farmi cadere da sindaco, lo sottolinea l'ex sindaco di Ischia Luigi Telese. Quei soldi presi in prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti dovevano essere utilizzati per progettazioni, invece servirono di fatto per comprare consiglieri comunali che furono determinanti per la mia caduta. Nessun sindaco, dice Telese, in questi 16 anni ha affrontato la situazione, per questo siamo arrivati a 9 milioni di euro di mutuo che saranno pagati dai cittadini. Sentiamo. Parliamo di Cisi Evi. Si ritorna a parlare di un argomento che ti ha visto protagonista, anche se vittima, circa vent'anni fa, Luigi. Eh sì, sono passati ormai oltre 16 anni ed è un'esperienza purtroppo triste per me perché determinò la mia caduta da sindaco, l'episodio di corruzione che fu frutto proprio di questo enorme castelletto, di questo enorme tesoretto che teneva il Cisi e che potei spendere per comprare dei consiglieri comunali che furono determinanti per la mia caduta da sindaco. In effetti, allora successe questo, oggi si pagano quei debiti, quelle cambiali. Sì, in realtà all'epoca il Cisi ottenne un prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti per 18 miliardi di vecchie lire che oggi sono diventate 9 milioni di euro e questi soldi che dovevano servire per avviare una serie di progetti in realtà non sono mai stati spesi per i progetti e quindi non sono mai stati recuperati e non sono mai stati restituiti alla Cassa Depositi e Prestiti. E quindi oggi la, la politica e la gestione del Cisi ed EVI deve restituire alla Cassa Depositi e Prestiti circa 10 milioni di euro. Certamente il problema grosso è che in questi 20 anni, 16 anni se vogliamo parlare dal 2000 in poi quando c'è stata la, di fatto la mia caduta, nessuno del, degli amministratori dell'isola Disca ha pensato di gestire questo fenomeno e restituire in questo arco di tempo questi soldi. Qualcuno dice non pagheranno i cittadini, ma chi paga? No, purtroppo pagheranno i cittadini perché tutto quello che è di servizio pubblico ricade a carico dei cittadini. Domanda finale: i cittadini pagano oggi per mandare a casa Luigi Telese? Ieri? Eh, beh, sì. In realtà diciamo che Luigi Dele si è andato a casa e non c'è problema, figuriamoci abbiamo fatto cause penali, le abbiamo vinte, stiamo facendo cause civili per il rimborso, il risarcimento di quello che ho subito in questi anni, ma purtroppo i cittadini dovranno come dire, far fronte a questa esposizione di enti, carrozzoni inutili, mal gestiti, mal come dire, governati. Certamente le responsabilità sono inutili girarci attorno, della classe politica, in primis dei sindaci. Perché l'assemblea diciamo, è formata dai sindaci e c'è cioè, chi è sindaco come Giosi Ferrandino ormai da 12 anni, eh, anzi da tre mandati, da quasi 15 anni, perché è stato sindaco di Casamicciolo, sindaco di Ischia dal 2007 al 2012, poi dal 2012 in poi. È evidente che dopo tre mandati non è possibile che un sindaco o altri ancora, per carità, non si sia posto il problema di come ripianare questi debitori e utilizzare questi 15-16 anni e via dicendo. Per palmare e arrivare a una gestione normale e non invece a un grosso macigno come quello attuale. Il porto di Ischia ha retto bene il caos estivo di arrivi e partenze. Lo sottolinea Maurizio Messina, operatore commerciale della banchina olimpica. Qualche problema si è avuto solo in concomitanza di arrivi dovuti ai ritardi delle navi. Tutto sommato il lavoro svolto dalle compagnie e dalle forze dell'ordine è stato positivo. Sentiamo. Un'estate sul porto di Ischia tra arrivi e partenze. Come ha retto l'impatto la banchina olimpica? Maurizio Messina? Ma direi abbastanza bene. C'è stata una buona organizzazione da parte delle compagnie di navigazione, coadiuvati dai vigili nei weekend e, e dalla capitaneria di porto nei momenti più cruciali. E indubbiamente quest'anno abbiamo avuto un traffico maggiore dovuto anche alla presenza della Gestur. Che da mh, circa metà luglio ha portato questo traghetto, quindi con uh, eh, posti auto, uh, finalmente sull'isola di Ischia. Dico finalmente perché così si crea un po' più di movimento, un po' più di concorrenza. Tant'è vero che anche la Medmar ha, ha inserito delle corse supplettive e noi ne abbiamo tratto giovamento, dico noi come isola, perché era arrivata molta più gente. Il caos di cui avevamo memoria, i famosi arrivi e partenze, soprattutto sui weekend o sul cambio di stagione o di mese tra luglio ed agosto? Molto più, organizzati, molto più organizzati, devo dire, eh, sempre l'aiuto dei vigili, soprattutto quando riescono anche loro ad essere numericamente un po' più, eh, un po più forti e, e fermando il traffico. In effetti adesso bloccano il traffico all'ingresso sia sul ponte della sopraelevata, sia qui all'ingresso della banchina olimpica, praticamente facendo transitare solo coloro che hanno il biglietto per l'imbarco. È chiaro che c'è sempre l'imbuto, perché poi basta una nave in ritardo che ti blocca tutto questo giocattolo. Però tutto sommato direi che ha retto bene eh, soprattutto evitando di mettere le auto in sosta alle spalle, quindi nell'uscita e diciamo che tutto sommato non ci si può lamentare, quest'anno forse abbiamo avuto solo un, un paio di volte di caos completo, ma dovuto più che altro al ritardo delle navi e alla contemporaneità dell'arrivo magari di due o addirittura anche tre navi. A Forio i cittadini possono istruire le pratiche di condono edilizio. Infatti l'amministrazione ha approvato tutti gli adempimenti necessari. Lo sottolinea con soddisfazione il consigliere Giuseppe Di Maio. Abbiamo completato l'iter, dice, in Consiglio con l'applicazione della procedura semplificata dell'articolo 9 della legge regionale e la definizione degli oneri da pagare. In Giunta con l'approvazione degli schemi che devono essere redatti. Sono stati quindi pubblicati i documenti per cui i cittadini hanno la possibilità di presentare le domande per poter istruire e portare a termine la propria pratica di condono. Sentiamo Di Maio. La questione condoni è una questione importante per tutti i cittadini ma soprattutto per tutto il territorio dell'Isola d'Ischia. Il Comune di Fori a che punto è? Sì, siamo a un buon punto, nel senso che abbiamo completato l'ITER eh, e abbiamo avuto modo anche di parlarne infatti precedentemente e eh, infatti siamo passati per il Consiglio Comunale sia per eh, la valutazione di quello che era l'iter giusto in, con la forma semplificata dell'articolo 9 della legge regionale siamo ripassati poi in Consiglio Comunale per la determinazione degli oneri che, eh, che si dovevano corrispondere eh, c'è stata la delibera di giunta eh, che ha approvato gli schemi che devono essere poi eh, redatti e depositati, sono Stati pubblicati tutti i documenti quindi ad oggi, ma già da più di un mese, qualsiasi cittadino volesse portare a termine, istruire con profitto la, la propria pratica di condono ha la possibilità, attraverso chiaramente i propri tecnici, di farlo. Quindi abbiamo concluso l'iter e abbiamo dato la possibilità, credo, a tutti i cittadini di poter portare a termine le proprie pratiche di condono. Pratiche di condono quindi, in effetti, non c'è solamente un scadenzario per quanto riguarda le pratiche, ma vanno sollecitate da parte dei cittadini. Sì, sicuramente adesso uh, il lavoro che doveva fare l'amministrazione è stato fatto. Uh, oggi è chiaro che le pratiche che giacciono da decenni, come abbiamo detto, uh, ed è questo è un fatto penalizzante sia per l'amministrazione che non ha potuto appunto, uh, ricavare gli oneri di urbanizzazione che servivano per le opere eh, primarie, per, la, per le fogne, per, la, la, per tutto quello che è la manutenzione stradale, tutto, sia per il cittadino che non portando a termine il proprio iter eh, procedurale eh, deve, eh, diciamo, si è trovato ancora ad avere a che fare con un immobile abusivo e per cui non ha potuto poi eventualmente fare quelle migliorie, quelle, quegli aggiusti che invece si possono fare quando l'immobile ha raggiunto la definizione dell'iter procedimentale, cioè ha avuto la licenza edilizia in sanatori. Quindi, molto spesso si fa ancora questa confusione al giorno d'oggi tra l'aver presentato un'istanza di condono e l'aver ottenuto la licenza edilizia in sanatori. Questo è un problema molto, molto serio a Procida con un esposto presentato all'azienda sanitaria e al sindaco di Procida Dino Ambrosino, Stanislao Strazzi organizzatore di imponenti manifestazioni di protesta su tante problematiche sociali, ha chiesto l'immediata rimozione da via Cavour di una busta nera contenente pericolosi lastre di eternit. vediamo il servizio di Gennaro Sarri con un esposto presentato all'azienda sanitaria locale di Procida e al sindaco Dino Ambrosino, Stanislao Strazzi organizzatore da sempre sull'isola di Graziella assieme al segretario generale del PCML Domenico Sarri di imponenti manifestazioni di protesta contro gli abbattimenti delle case di necessità e su altre importanti problematiche sociali, ha chiesto l'immediata rimozione da via Cavour di una busta nera all'interno della quale sono presenti lastre che sembrerebbero essere di Eternit il famigerato materiale contenente amianto ed utilizzato negli anni Ottanta per la realizzazione di canne fumarie, serbatoi e altro le rendo noto scrive Stanislao Strazzi all'ASL come del resto già comunicato alla casa comunale che da oltre due mesi stazionano nella sua indicata via Cavour residui di amianto semi avvolti in busta nera. Detto materiale altamente nocivo prosegue Strazzi andrebbe prontamente rimosso. Considerato che le precedenti forme anche verbali di denuncia, sottolinea il firmatario dell'Esposto, non hanno trovato alcun esito positivo. Mi trovo costretto ad importunarle ed informarla che contemporaneamente procederò ad informare le competenti autorità. In materia alla rimozione del materiale. Sin qui il testo dell'istanza presentata stamattina. Intanto, la cosa che lascia perplessi è anche il fatto che, essendo via Cavour stretta e priva di marciapiede, la grossa busta nera, incivilmente abbandonata dai ignoti, rappresenta un pericoloso intralcio per pedoni ed automobilisti che devono fare attenzione a non finirci sopra. Per la cronaca ricordiamo che l'Etterit, soprattutto quando risulta spaccato ed usurato dal tempo, può diffondere nell'aria particelle di amianto pericolosissime per la pubblica incolumità ed è per questo che in attesa della rimozione andrebbe isolato con un trattamento particolare. Sulla situazione del Corpo di Polizia Municipale a Procida interviene il gruppo consigliare di opposizione per Procida. Come era prevedibile, la onnisciente segretaria comunale, dottoressa Livia Letizia, dicono, questa volta nella funzione di responsabile del servizio di Polizia Municipale, con una nota effettua una rapida retromarcia sconfessando la precedente disposizione di servizio, a firma congiunta col Sindaco Ambrosino, con la quale aveva nominato due agenti di Polizia Municipale, addirittura vicecomandanti. Da tempo chiediamo, dicono da Verprocida, una nuova organizzazione della polizia. Polizia Municipale che passa anche attraverso l'emanazione del bando per individuare il legittimo comandante di un corpo che sempre di più naviga a vista, vittima di una politica inadeguata e di scelte improbite quanto improvvisate. A questo punto, dicono da perprocida nascono legittimi una serie di interrogativi. Visto il dietro fronte della dottoressa Letizia, le determinazioni dirigenziali a firma dei vicecomandanti poi sconfessati, saranno annullate? Perché solo adesso la segretaria si è resa conto che non poteva nominare il vice capo sezione in quanto quanto solo il sindaco è legittimato a farlo. Sulla questione sollevata dal gruppo per Procida relativa alla sospensione delle corse dai Monte di Procida da parte della società di navigazione Lazio Mar, in un post su Facebook il consigliere delegato Lucia Mameli precisa: L'amministrazione comunale di Procida non è l'ufficio informazione di alcuna compagnia di navigazione. Il gruppo consigliare per Procida potrebbe aggiungersi ai vari gruppi sui social per contribuire alla giusta informazione. Il nostro ruolo istituzionale, dice la Mameli, se permettete ben altro. L'ente comunale costantemente assolve il suo ruolo istituzionale, segnalando le sospensioni, le avarie e quant'altro rilevabile dall'Osservatorio Comunale istituito a fine 2015 dall'amministrazione Ambrosino. L'opposizione fattiva, dice la Mameli, è quella che fa bene alla comunità. Poco servono i vecchi metodi. Lo sport, il calcio. Franco Brienza, 37 anni, è un nuovo giocatore del Bari. È stato prelevato dal Bologna a titolo definitivo ed ha firmato un biennale con i pugliesi. Al termine dell'allenamento mattutino, l'esperto centrocampista, in conferenza stampa, ha esordito: Vengo a Bari con buoni propositi. La società ha insistito molto su di me. E sulla tenuta fisica, Brienza ha detto: Ho giocato poche partite nell'ultimo periodo, di conseguenza la condizione non è ottimale. È anche vero, però, che mi sono sempre allenato senza riscontrare alcun problema fisico penso che Bari sia l'ultima sfida della mia carriera spero di far bene sentiamo lo ah, spirito è quello buono diciamo con due di propositi è normale che alla volontà a spostarsi vuol dire che lo spirito è ancora vivo ci hai pensato molto Ti sono arrivate altre offerte no no ho ricevuto l'offerta del Bari ho insistito molto quindi quando comunque una società insiste sul giocatore vuol dire che c'è molta volontà e che in questo il direttore sportivo è stato molto bravo. E sono stato combattuto, ma non per la scelta dei vari, per altri motivi che poi sono stato La partita l'ho vista, era il ritiro con il Bologna. La partita l'ho vista e, e comunque è una squadra che è nuova, ma allenatore nuovo, giocatori nuovi, quindi eh, il tempo ci vuole per assicurare. L'anno scorso giocavamo a 3 a centrocampo, quindi facevo più la mezzala, a volte ho fatto anche il regista, quindi dipendeva anche dalle circostanze. Eh, ora il mister visto che sta utilizzando un 4 4 quindi è un po' diverso. Eh, sicuramente porto un po' di esperienza in più rispetto ad altri, però io ho fatto la B l'ho fatta, ho fatto anche la C, quindi ho fatto un po' di gavetta, Quindi non è il problema di categoria, è sempre comunque lo spirito che ci vuole nelle cose che si fanno. Nella sede regionale del CONI si è alzato il velo sul prossimo campionato di eccellenza. Con Cosimo Siviglia nel duplice ruolo di padrone di casa, quale presidente regionale del CONI e di commissario straordinario della Federcalcio Campania, alla presenza di tutti i rappresentanti dei 32 club che prendono parte al massimo torneo regionale, è stato varato il calendario dei due gironi. Vediamo il servizio. Con la presentazione per la prima volta in veste digitale sono stati diramati i gironi ed i calendari del campionato di calcio eccellenza Campania 2016-2017. La cerimonia si è svolta nel salone della sede regionale del CONI alla presenza del commissario straordinario per il comitato della FGC locale Cosimo Sibilia, nonché presidente del CONI Campano. Sibili ha ribadito la volontà di rendere sempre più protagonisti i dilettanti della regione. Un primo passo è stata proprio la presentazione aperta alla stampa e ha ricordato il lavoro svolto in questi mesi commissariali, come la riduzione del 10% delle tasse di iscrizione, avviando un futuro volto alla gestione delle spese. L'aspirazione è quella di fare meglio degli anni precedenti e soprattutto mettere le società nelle condizioni di giocare nel migliore dei modi, nel senso che bisogna rispettare i diritti e i doveri che tutte le società, i dirigenti di società, gli arbitri, gli allenatori, i calciatori hanno. Ecco perché oggi noi qui stiamo per presentare la prossima stagione agonistica che inizierà tra 15 giorni, la Coppa Italia tra 7 giorni. Da qui parte anche un movimento che può dare al paese dei nuovi campioni, nuova linfa, è necessario. Ma la Lega Dilettanti e Giovanile è quella che è il cuore del calcio nel nostro paese. Migliaia di società che danno la possibilità a tanti giovani, anche meno giovani, di cimentarsi rispetto al gioco del calcio. Eh, il, il, lo sport più diffuso nel nostro paese che sta dando tanti risultati a livello giovanile e dilettantistico nella nostra regione e che pensiamo di esportare a livello nazionale. Durante il corso dell'evento è intervenuto il presidente del Comitato Regionale Arbitri, Virginio Quartuccio. Abbiamo compreso che a livello già di eccellenza e promozione abbiamo, ci confrontiamo con squadre di primo livello, con calciatori di, di grosso prestigio anche nel passato, di cui, per cui gli arbitri sono pronti per affrontare queste, questi momenti importanti. Ah, guardi, noi arbitri siamo sempre pronti per le novità. E poi l'Italia è una delle, delle nazioni all'avanguardia, no? perché è sempre scelta come quella che va a testare delle, delle cose importanti. Dopo questo telegiornale, trasmetteremo un ampio speciale sulla Partita del Cuore, l'evento organizzato dall'Associazione Raggio di Luce in collaborazione con la Diocesi di Ischia, la Caritas Diocesana e l'Unitalzi. In campo è scesa una rappresentativa di amministratori dell'isola e soprattutto la Nazionale di Calcio Attori. Lo speciale comprende la telecronaca dell'incontro e le interviste ai protagonisti prima, durante e dopo la partita. La Chiesa di Ischia celebra domenica 4 settembre alle 10 il Giubileo della Misericordia per politici, forze dell'ordine e pubblica amministrazione dell'Isola. Alla celebrazione della Santa Messa, che sarà preseduta dal Vescovo nel santuario di San Giovanni Giuseppe della Croce, sono stati invitati i sindaci e consiglieri comunali delle sei municipalità, i membri delle forze dell'ordine con i comandanti e i dirigenti, quanti svolgono attività politica ed operano nella pubblica amministrazione. In preparazione all'evento, domani, giovedì 1 settembre alle 20.30, nella Chiesa Cattedrale, il Cardinale il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente della Caritas italiana, terrà una catechesi giubilare sull'opera di misericordia a cogliere i forestieri. La catechesi sarà trasmessa in diretta da Teleischia a partire dalle ore 21 dopo l'edizione del Telegiornale. E domani sera alle 21 presso il ristorante Belmar dei Maronti ci sarà un buffet solidale per raccogliere fondi per i terremotati. L'evento è stato organizzato dalla Croce Rossa Italiana. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 081-90-56-55. E Siamo in chiusura, come sempre uno sguardo al meteo, con tempo discreto, con cielo poco nuvoloso o sereno, temperature stazionarie, venti deboli di direzione variabile e mare poco mosso. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio quindi allo speciale della partita del cuore e noi ci vediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.